Allora, tre posti. Ok, l'armaiolo. Vabbè, il blacksmith, il negozio e... Ah, dobbiamo andare per comunque alla gilda degli avventurieri. Allora, uno. Ecco, giù. Ok, se non hai ancora avuto la chance di mangiare Bloom, cos'è? A proposito, ho fatto delle ricerche sulle statistiche. Spero che siano... Ho fatto una guida, spero che sia giusta. Allora, la difesa... Ok, vabbè, l'attacco... ovviamente l'attacco fisico, i danni praticamente, influenza il valore dei danni, potenza degli attacchi fisici, la magia influenza la potenza e i danni quindi degli attacchi magici, la difesa riduce i danni fisici, la mind, quindi la mente, invece riduce gli effetti degli attacchi magici. Ma, qui c'è scritto, aumenta anche la potenza delle cure. Ok, quindi se la difesa riguarda gli attacchi fisici, la mente riguarda gli attacchi magici, ma anche appunto quanto puoi curare. L'agilità, qua invece c'è scritto che, sì, aveva senso, influenza la frequenza delle azioni dei membri del party durante una battaglia. Di solito sì, quando c'è soprattutto una lista di turni c'è una statistica a volte che appunto permette di cercare di agire più frequentemente, no? Vabbè, il critico lo sappiamo, poi gli elementi, come dicevamo, c'è quello viola che sembra un alieno e l'oscurità. E l'altra la luce, la stellina, la luce. Allora, come diciamo qua, Bloom. Poi quella cosa invece del Canned, ancora c'è un sito che si chiama yekbot.com, allora yekbot.com, che c'è alcune guide. Poi menziona il discorso del Canned, per esempio. Qui ci sono le guide che parlano anche della fusione dei cristalli, del migliorare le armi e altre cose. Poi non so mai come le facciano queste cose, perché nel senso che mi sono sempre domandato come, per esempio, una volta c'era, usava molto GameFAQ, GameFAQ sarebbe FAQ, lì si trovano tuttora una marea di guide in formato testuale, si può aprire con notebook. Ci sono sempre, a parte la meraviglia di trovare gente che è disposta a scrivere queste guide lunghissime gratuitamente, ma più che altro mi sono sempre domandato dove che trovano certe cose, dove trovano certe statistiche, dove trovano certi valori. Magari ti riportano la vita di un boss che invece nel gioco non ci sono valori numerici, per esempio. Quindi non so dove becchino le fonti. A volte mi domando se non facciano una specie di... Soprattutto quando parliamo di giochi vecchi, una specie di retroingegneria, cioè che non vadano in qualche modo ad accedere al codice sorgente. E quindi vedono lì le statistiche, no? Vedono lì le statistiche in termini numerici. Perché non so, boh, trovo i dati approfonditi, ma tu dici, se lo sviluppatore non ti ha detto nulla, se lo sviluppatore non ha pubblicato lui una guida tramite editori che di solito si occupano di queste cose, come fate voi ad avere quei dati? E poi fa impressione perché sono appunto testi, file di testo, ma a volte di un megabyte. Cioè, fai il testo da un megabyte,
niente, c'è un libro dato così, cioè, boh. Quindi anche la pazienza di star lì, fare le colonne, boh, non lo so, però sì, ora vediamo se lo trovo. Dove è finito? C'è anche la guida al discorso del combattimento con le armature. Spiega il discorso del GR, però non ho ancora letto, perché tanto per ora non credo che ci serva. Dove è finito qualcosa lì? Però il discorso del Canned, quello dello stile, eccetera, no? Quello che i nemici, c'è scritto, quando c'è scritto stile, c'è scritto Canned. Il problema è che c'è scritto, questa cosa funziona quando c'è un'abilità del ok, pluma e prugna, innanzitutto. Quando c'è una skill specifica di un personaggio che si chiama Uncanny Encounter, e poi vai a vedere cosa vuol dire Uncanny Encounter, ti dice incontro inquietante. Vabbè, adesso non riesco a trovarla. Comunque, niente. Allora, se appunto non hai avuto una chance di mangiare una prugna di Vati, vai, non c'è nulla di meglio, lo giuro. Pubblicità, io. No, sono solo annoiato. Sì. Altri bambini mi chiamano bugiardo e non vogliono mai giocare con me. È così noioso. Sì, sei lì per fare pubblicità davvero, probabilmente. E tu? Allora, guarda caso. Vuoi provare una prugna di Vati? Va bene, certamente. 100 arc? Costosa? Di cosa stai parlando? Naturalmente costosa. Tu dovresti chiedere i prezzi prima di comprare qualcosa. Paga. Cosa c'è? Aspetta un attimo. Inventario. Io qua non vedo nulla. No, ma forse non abbiamo pagato nulla. Non sai cosa ti perdi. 1700, boh, chissà quanto ne avevamo prima. Pesce fresco. Vabbè. Giriamo un attimino, poi andiamo direttamente. Vieni qui a mangiare la migliore carne. Venite a mangiare la migliore carne di Scania. Ok, metà delle queste cose sono rubate. E l'altra metà di questi mercanti sono pirati. Loro sono gli unici che veleggiano verso Valandis, per Valandis. Così noi abbiamo imparato a vivere con una bugia. Ah. Ok, mi sembra che abbiamo visto questo. Ok, dovresti evitare questo posto e comprare la tua roba da qualche altra parte. A meno che tu non vuoi qualcosa di meno legale. Questo. Oh, Barry? Ok. Vedere tutti questi mercanti e navigatori mi fa venire voglia di andare a scoprire il mondo da solo. Ma in realtà alla fine a me viene presto, velocemente mal di mare e non sono nemmeno nella miglior forma per camminare che per pochi minuti prima di essere stanco. Inoltre a me non piace la maggior parte del cibo e mangio solo quello che mia madre mi prepara. Dormire
so nemmeno come fare. Ho sempre bisogno di un letto grande almeno due volte me. Ci deve essere ovviamente un silenzio di tomba. Meglio che forse stia a casa. Direi di sì. Vabbè. Allora, questi abbiamo parlato di tutto. Il cane da qui in mezzo non si... È strano, è tutto bloccato lì in mezzo. Qua sopra c'è qualcosa. Cosa stai guardando? Ok, qui c'è una cosa dove derubare. 75. Vediamo la mano. Sembra che ce ne sia uno qua in basso. Qua. Ah, cos'è? Ma cos'è, si è arrabbiato? Cos'è? Lo giuro. Ok, ho visto un mostro avvolto dalle fiamme andare verso il palazzo, ma nessuno mi crede. Non ti crediamo. Un'altra locanda. C'è addirittura un solaio. Eccolo qua. Oh. Due pipite di ferro. Anche la cantina è qua. Guarda. Come si chiama? Mantello del corvo. Proviamo a vedere. Un accessorio. Elmo. Allora, vediamo questo qua. E poi alla fine non abbiamo guardato. È un emblema per un chierico. Aumenta. Eccolo lì. Bonus alle statistiche. Quindi. Ok, si usa. È in questo modo. Backflip. Ma però. Ok, allora innanzitutto lo mettiamo a Killian al volo. Comunque dice, questa funziona così, abbiamo già, si è già visto in tanti altri giochi, cioè ci sono dei, come dire, rango praticamente, dice che è di rango C per quanto riguarda i punti vita, di rango B per quanto riguarda, ed è in ottica americana, praticamente S è tipo superlativo, è il migliore, B è già alto, A sarebbe alto. Quindi è quanto influisce quelle statistiche praticamente. Vediamo, per esempio, infatti Mind va da 26 a 35. Se guardiamo, per esempio, HP che dà un valore C aumenta solo di 9. B aumenta di 10. C solo di 1. È un po' sproporzionato, però vabbè. Poi... sembra che faccia queste altre abilità, che dia queste altre abilità, in pratica di rivivere un personaggio con il 10% delle massimo vita, oppure di curare Heal All, quindi curare tutti con una potenza di 0,3, che mi sembra veramente bassa. Lì la potenza di 0,3 sarà sempre del riferito alla in questo caso alla mente. Però non so come viene calcolato. Cioè non so se è 35 per 0,3. Non credo proprio. No, poi... appunto, sì, aumenta la mente del 10% ulteriormente. In più, aumenta la resistenza al silenziamento. Che qua dice che ci vuole un turno in più per applicare in questo caso il silenzio. La prima volta. Poi non so cosa intenda per un turno in più, non so perché sarebbe più sensato pensare che intenda dire questo mi lancia
silenzio e non entra la prima volta, e dopo però me lo deve rilanciare il silenzio per entrare la seconda volta. Non che, boh, al secondo turno mi becco silenzio così senza essere stato fatta l'abilità. Secondo me dovrebbe essere così, però non lo so. Allora, ok, quindi ne abbiamo poi accessorio. Questo è ma HP 10, ecco, vediamo. Allora, 124, 74, 119, 90, Victor, 96, Len. È proprio lui che fa... Quindi mettiamolo a lui. Però non ho capito dove ha messo... Eccolo qua. Perché ogni classe ha dei limiti sulle armature, quindi è questo. Aumenta anche la mente, tra l'altro. Quindi mettiamolo su questo, va? Ok, va bene. Torniamo su. Da un'altra porta, un'altra... E poi... Noi possiamo... trovare tesoro, parla di un tesoro e poi lo prenderemo. Idioti, poi comunque potrebbe sentirci. Infatti sono dei pirati questi. Non so, lo dà come se fosse qua, ma c'è un po' il problema che pare che siamo fuori dalla zona. Non lo so, non è chiaro quella cosa lì. Qui, allora, Fastport è un posto perfetto la fermata perfetta per i beni che vanno nelle città libere verso nord. Questo, questo rende Fastport la città più ricca in tutta Valandis. Anche durante i peggiori momenti noi avevamo almeno qualche pane, cioè un po' di pane da mangiare e un po' di acqua da bere. Questa stessa cosa non la puoi dire di Gravos o di Tarin. Infatti si vede che è una città piuttosto... Sembra che siamo trasferiti qua. Ma però non abbiamo ancora finito qua. Però mi resta il mistero di che cos'è quel quadratino lì. Ma è riferito a cosa? Qua non... Perché? Altra funzione. Prima non suonava come se appunto il tasto non funzionasse. Boh. Non so, sembrano... Boh, sono strano che siano degli errori. Dunque, il bazar è un mondo a sé. Essere qua mi fa dimenticare tutti i problemi esterni. Ti piace un posto come questo? Allora, qua... Quelli sono sul letto. Non saprei se parlo. Ok, antidoto. Oh, oh. Vabbè, dirty pig. Maialino. Sporco. Però ecco qua. Oink oink. Non dico nulla. Eccolo qua. Allora, che volete? Equipaggiamento? Avete già ordinato? No? Beh, allora potete dimenticarvelo. Un ordine enorme mi è arrivato dal palazzo questa mattina. Penso che ci sia una nuova guerra
in arrivo. Allora, capisco cosa mi, che mi dici di questa come si chiama Anvil, non mi viene il termine in italiano, Anvil, incudine qui nell'angolo, possiamo prendere in prestito? Perché lui dice, Victor, che io ho un po' di esperienza come fabbro. Oh, giusto, lo lessi. Lei ha inventato la macchina, insomma, per la stampa, giusto, Sir Victor? Lei è Sir Victor? Ho sentito di lei e ho sentito che lei era qui a Fansport. Mia moglie ha letteralmente mangiato tutti i suoi lavori. Allora, se lei è in grado, io posso... Lei può usare praticamente i miei strumenti quando vuole. Ovviamente per una piccola... per un piccolo compenso. Però ho bisogno di testare la sua abilità prima. Non voglio che mi rompa le cose. Allora, vada nella mia casa, nel retro... e troverà un sorgente di cristallo e migliori la spada di questo ragazzo di un livello inserendo un cristallo in essa. Se lei riesce a farlo, allora mi posso fidare a imprestarle i miei strumenti. Eccolo qua. Okay, si possono migliorare le armi e l'armatura usando i materiali trovati nei bauli o droppati, cioè, o lasciati dai mostri. Migliorare le armi e le armature incrementa le tue statistiche, cioè incrementa le loro statistiche di quelli a cui migliori le armi. E tu puoi migliorare ogni pezzo per un massimo di due volte, quindi da più a doppio più. In aggiunta, l'equipaggiamento guadagna più slot inserendoci dei cristalli più grandi o più cristalli dentro di esso. Ecco lì, per esempio, il falcione. Per essere migliorato e diventare falcione più, che tra l'altro fa da 65 a 69, vuole 3 pepite di mitril e una pelle di Colossus. Probabilmente intende forse una pelle di un animale molto grande. E in più 1500, a quanto pare, monete. Allora, raccogliete dei cristalli con delle abilità passive per metterli nelle armature o nelle armi. Per esempio, tu puoi avere un cristallo che aumenta l'attacco, metterlo nell'arma e appunto questo migliora. Il cristallo necessita di essere di rango 3 o maggiore per essere inserito nell'equipaggiamento. Infatti lì c'è Fuse Attack Up, quindi miglioramento dell'attacco, rango 3. Purezza 1, non so cos'è. Allora, i cristalli hanno dei ranghi. A rango 3 il cristallo sblocca le sue abilità passive e può appunto essere messo nell'equipaggiamento. A rango 5 e 10 queste abilità passive diventano ancora più potenti. Per aumentare i ranghi... Ah, ok, tu devi combinare differenti cristalli che però hanno la stessa abilità. Quindi... per esempio 2 di attaccamento all'attacco d'acqua messi insieme diventano 1 di attacco d'acqua livello 6, si è raddoppiato proprio. Poi, quando combini un cristallo devi scegliere tra un cristallo base e un cristallo da fondere. Puoi usare qualsiasi cristallo con una purezza maggiore di 0, per esempio 1.
Allora, il cristallo risultante avrà la purezza del cristallo di base meno 1. Infatti era purezza 2, è diventato purezza 1. Che qua dice? Ah, ok, sì. I ranghi si sommano e avrà una taglia che è la media dei due. Ok, infatti abbiamo visto che diventa 6. E la taglia, che però qui non è specificato, ne ha parlato della taglia, della grandezza del cristallo, ma qui non lo vedo. Ok, e in questo modo il cristallo risultante viene considerato un cristallo artificiale, perché è stato lavorato in realtà, viene marcato con un asterisco, infatti c'è. E da lì in poi praticamente questi cristalli possono essere usati solo come cristalli base e non come cristalli per la fusione. Quindi né più né meno devi trovare un altro cristallo per la fusione. Poi, tu puoi mettere più cristalli in un singolo pezzo di equipaggiamento. Quello che devi considerare è quanti slot, che poi alla fine slot, io sono abituato anch'io a chiamarli slot, ma spazi, si può spazi, apertura, fessura, ma spazi. Devi considerare quanti spazi c'è nell'equipaggiamento, mostrati dai cerchi vuoti ovviamente, e la dimensione del cristallo. Però ancora qui non, la dimensione non ne parla. Ok. Questo. Ok, aspetta un attimo qua. No, come sono stato folle a comprare una casa così vicina al mercato. Pensavo che fosse pratico, ma hai sentito che rumore, che casino. Non riesco a resistere. E in effetti, allora andiamo dentro. Allora, se vuoi comprare dell'equipaggiamento, ti devo dare una dispiacere. Questa mattina l'esercito praticamente si è fatto vedere e ha comprato il nostro intero inventario. Se hai bisogno di armi e armature, e devi guardare fuori dalla città. Ok, oddio, ci ha aumentato. Ecco, a vedere qua, SP80. Allora, ok. Ah, tra l'altro leggevo che queste abilità possono arrivare a livello 3 al massimo. E a livello 3, quando arrivano a livello 3, esce una stelletta. Che indica che è al massimo. Però effettivamente adesso qua si vede che sono saliti. Sono riempiti tutti. Quindi non so come funzionerà esattamente, ma diciamo che probabilmente lì è 80. Anche se a occhio, ma sì, è un po' meno della metà, però la metà dovrebbe essere 100 e qualcosa, 80, ma più o meno sembra che sia così. Cioè lì 80, vediamo un attimo, per esempio, con 63, 80, 52. A guardare qua, forse è leggermente meno. Oh, però a quanto pare è così, sembra che si riempia questa barra, ma no, lì sarà 215, vuol dire che questi due qua si possono in teoria livellare. Poi boh, premeremo Y e boh, vediamo cosa succede. Non credo che vengano consumate a quel punto lì, però non ne ho idea. Level up, tra l'altro è strano che non lo faccia semplicemente in automatico, perché mi aspetto che, se appunto è così, cioè man mano che io
gioco, combatto, mi si riempie una barra, in teoria dovrebbe livellare da sola, non che devo deciderlo io, a meno che appunto quella cosa lì non si svuoti, però mi sembra strano, cioè che là in alto si svuoti e lo decido di mettere in solo in qualcuno di quelli, perché è strano, perché in questo momento però le barre si sono riempite tutte contemporaneamente, quindi boh, vedremo. ...124-84, a me non sembra che sia cambiato nulla qua. Cosa ha fatto questa pietra? C'è scritto aumento di HP, ma in che senso? Ci ha curato? O no? Forse no, aspetta un attimo, a meno che non ci ha dato... Ah, ecco. Vabbè, non era chiaro. Praticamente ci ha dato due cristalli, ecco perché. Uno di rango 1, uno di rango 3. Quindi sì. Ma come era sensato, perché questa è una specie di come si chiama, meniera di cristallo, adesso non so come chiamarlo, ci siamo avvicinati, abbiamo spezzato il cristallo, ce la siamo presi, ok. Buon, poi altro gatto, anche questo si arrabbia, mi sembra un po' stizzito, sembra. Ma c'è da dire che leggono parecchio in questa città, un sacco di libri sui letti ovunque. Ok, allora vediamo.